Sono Ennio Ferraglio, sono il responsabile del servizio biblioteche del Comune di Brescia. Ci troviamo nel salone, quindi nella sala grande di lettura della Biblioteca Civica Queriniana. È la biblioteca antica comune della città. È una biblioteca fondata nel 1746 e aperta al pubblico nel 1750. Per la precisione, il 1 di aprile del 1750. Le cronache ci passano la notizia dell'epoca come un evento in realtà organizzato un po' in sordina. Il fondatore, il cardinale, in quel momento non si trova a Brescia, però ha dato disposizione ugualmente di aprire la biblioteca alla città in quell'occasione. È una biblioteca importante per diversi motivi. È importante dal punto di vista storico-culturale perché è lo scrigno, il contenitore del patrimonio bibliografico e documentario antico relativo proprio alla storia e alla cultura della città di Brescia. È un patrimonio considerevole, costituito nel corso dei suoi secoli di vita, ed è proprio il contenitore della testimonianza storica della città. Gli eventi che hanno caratterizzato la città di Brescia trovano tutti un riscontro documentario e cronachistico dal punto di vista delle fonti all'interno delle collezioni di questa biblioteca. Come potete immaginare, una biblioteca di grandi dimensioni, eterogenea, dove appunto le collezioni hanno avuto, come dire, uno sviluppo nel corso del tempo con accelerazioni e stasi, hanno visto apporti provenienti appunto di documenti provenienti da altre biblioteche, come anche da beni e patrimoni privati. Posso citare proprio alcuni esempi particolarmente significativi. Il libro, come dire, che caratterizza questa biblioteca è parte della storia della città, il cosiddetto Codice Purpureo, ad esempio un evangeliario, detto purpureo perché i fogli sono tinti di color porpora, scritture in oro e argento, che proviene dal monastero di Santa Giulia, ed è un manoscritto antichissimo, una delle testimonianze più antiche della circolazione libraria a Brescia nell'Alto Medioevo. La biblioteca apre il 1 di aprile del 1750, apre 270 anni fa, esattamente. Quest'anno l'anniversario è caduto in un momento di chiusura, in un momento di isolamento delle persone. Ciò dal punto di vista così relativo proprio alla storia della biblioteca va contro la vocazione stessa di questa biblioteca, una biblioteca pubblica. Nasce con una apertura naturale nei confronti della città e nei confronti degli utenti. Nelle sue radici settecentesche, ci collochiamo esattamente alla metà del secolo dei lumi fondamentalmente, la biblioteca nasce come luogo destinato principalmente ad ospitare persone, ospitare eruditi, intellettuali, studiosi, tutte le persone che avevano necessità di accedere agli strumenti della cultura che la biblioteca poteva offrire. Quindi non solo deposito di libri, ma anche luogo accogliente e aperto nei confronti delle persone. Questa è la cifra identificativa e essenziale della biblioteca queriniana, non solo della queriniana, ma tutte le biblioteche storiche italiane che nascono in questo periodo, il Settecento, il secolo delle biblioteche storiche italiane. Ecco, il dover festeggiare un evento importante come l'apertura della biblioteca, ma apertura in questo contesto tipicamente settecentesco, illuministico, in un momento di chiusura, ha rappresentato naturalmente così la necessità di dover festeggiare in tono minore. La notizia è comunque circolata, comunque è stata data. I festeggiamenti, diciamo nel senso così pratico come possiamo immaginare, li abbiamo semplicemente posticipati, rimandati ad altra occasione. Ci abbiamo però tenuto a ricordare l'evento, perché è un evento importante per la storia della città e per la storia della cultura bresciana. Dunque spesso, per i più svariati motivi, dal semplice girare tra gli scaffali della biblioteca al rispondere a delle richieste che ci vengono formulate da studiosi, da ricercatori oppure da organizzatori di mostre, capita di trovare tra gli scaffali dei libri delle vere e proprie chicche, cioè dei veri e propri tesori bibliografici assolutamente nascosti e poco conosciuti. È accaduto recentemente in occasione di una mostra dedicata a Pietro Aretino a Firenze, dove nel recuperare i materiali poi da esporre in mostra abbiamo scoperto che uno dei libri destinati alla mostra era presente come unico esemplare noto esistente in Italia di un'edizione cinquecentesca dell'opera di Pietro Aretino, presente appunto nella Biblioteca Queriniana.
con gli strumenti che abbiamo a disposizione, naturalmente cercando su cataloghi, sul web, cataloghi di altre biblioteche, di reti bibliotecarie, abbiamo scoperto che la Quiriniana possiede appunto l'unico esemplare noto in Italia. Sono piccoli tesori bibliografici, questo è solo un caso, in realtà di casi di questo genere non frequentemente, però ogni tanto avvengono, e rappresenta sempre una sorpresa piacevole per noi che lavoriamo in biblioteca, oltre naturalmente che per gli studiosi che accedono al patrimonio bibliografico. Fare rete è una cifra importante nella vita delle biblioteche di oggi, molto più che in passato, per esempio, perché siamo riusciti in questi anni, in questi ultimi decenni, grazie soprattutto alle tecnologie, al web, ai rapporti tra istituzioni bibliotecarie pubbliche e private, ai rapporti tra biblioteche che risiedono in paesi diversi, in qualche caso anche in continenti diversi, quindi dalla macro rete mondiale alla micro rete locale, pensiamo al sistema bibliotecario urbano oppure alla rete delle biblioteche della provincia, per esempio, alla rete bibliotecaria nazionale, insomma alle diverse declinazioni della parola rete. Tutte queste diverse declinazioni della parola rete hanno fatto sì che le biblioteche aderenti, no, fossero dei luoghi, no, dei piccoli ganci di questa rete che consentono di mettere in circolazione gli strumenti del sapere, di mettere in circolazione le persone e di creare rapporti. Rapporti tra gli studiosi, rapporti tra le istituzioni, rapporti anche tra le persone che accedono al mondo del libro per il puro piacere di leggere, non solo per motivi di ricerca e di approfondimento. Io ho sempre amato leggere, il mio rapporto con i libri è un rapporto che risale, come dire, molto indietro nel tempo. Il fatto di poter lavorare in un luogo che ha a che fare con i libri e con le persone al tempo stesso rende per me, però dal mio punto di vista personale, un luogo bellissimo nel quale lavorare quotidianamente. La cultura fa parte della nostra vita ed è una parte non marginale, non secondaria, anche non solo detto da chi lavora in un contesto culturale, in rapporto, come dire, con utenti che hanno necessità di accedere ai libri per motivi di studio, per esempio di studio, di ricerca o anche di diletto e di svago. La lettura e la cultura in senso lato generale, quindi uscendo proprio dallo stretto ambito dei libri, ma in generale come noi possiamo intendere la cultura, naturalmente rappresenta il fondamento delle nostre vite, della vita di chi lavora all'interno del contesto culturale, della vita di chi accede, no, ai luoghi e agli strumenti del sapere, e anche di chi, per motivi legati all'organizzazione familiare, alla vita, all'interesse, accede di meno perché non ne ha la possibilità o comunque è limitato o distratto da tante altre cose. La cultura è il fondamento della nostra vita, il fondamento della vita di tutte le persone. Il fatto di poter ripartire dalla cultura, oso dire che in realtà non è mai una vera ripartenza, ma è un andare a tirare fuori ciò che è sempre rimasto lì, ciò che l'evento tragico di questi mesi ha fatto passare in secondo piano. In secondo piano perché? Perché l'urgenza era raccontare l'evento tragico. Però abbiamo scoperto che le persone, per esempio, chiuse in casa hanno letto molto, hanno dialogato molto, si sono anche scambiate molto contenuti digitali. Non potendosi trovare di persona, hanno utilizzato servizi digitali, hanno letto molto, anche molti giornali, anche molti libri, anche molti ebook, hanno scaricato audiolibri, hanno avuto comunque un rapporto molto stretto con il mondo del libro e con il mondo della cultura, che non è passato attraverso il libro fisico, è passato attraverso il libro immateriale, il libro digitale. Dobbiamo abituarci a questo concetto. Noi pensiamo al libro proprio come oggetto fisico che noi vediamo sulle pareti delle biblioteche, oppure a casa nostra, no? Copertina delle pagine stampate. È un'idea di libro che la storia ci ha consegnato. Non è evidentemente quella l'unica forma possibile dell'esistenza del libro. Il digitale ce lo dimostra, insomma. Per il futuro vi sono dei progetti relativi allo sviluppo dei servizi delle biblioteche cittadine e relativi anche ad un modo nuovo e diverso di tutelare il materiale storico e prezioso contenuto e di metterlo in circolazione, così come di mettere in circolazione contenuti, prodotti, realizzati, gestiti, organizzati dalle biblioteche. Vi sono dei progetti dei quali ora non posso chiaramente anticipare i dettagli, sono in fase di elaborazione, ma presto le persone potranno vederne gli esiti.
Le biblioteche non sono solo dei contenitori di qualcosa, contenitori di oggetti, l'oggetto libro. Il libro non è mai evidentemente un oggetto che ha una sola dimensione fisica e ha, come dire, un rapporto materiale con l'utente. Il libro naturalmente è uno strumento di conoscenza, è uno strumento che va in favore dello sviluppo delle idee, dello sviluppo della cultura, del rapporto dialogico tra le persone. La biblioteca che contiene i libri non è mai un puro e semplice magazzino, un deposito dove lasciare delle cose. È anzi un luogo dinamico, dinamico perché fa riferimento proprio all'idea, alla cultura, all'accrescimento, no, del senso civico delle persone. Va in favore della condivisione di ciò che rende, che ci rende particolarmente ricchi, che è il sapere, che è la cultura e che è la conoscenza. La biblioteca ci fornisce gli strumenti, non solo li conserva ma li fornisce. La funzione della biblioteca è anche di mettere in circolazione gli strumenti, di favorire l'accesso agli strumenti del sapere e della conoscenza. Quindi è un valore importantissimo.